Buongiorno, Stefano De Gregorio. Oggi preparate delle birre ghiacciate perché vi preparo un fish and chips. Gli ingredienti che vi do sono per 4 persone, come tempo di preparazione 30 minuti, livello di difficoltà medio. Gli ingredienti necessari alla ricetta sono i seguenti. 400 g di merluzzo, 400 g di patate, un tuorlo d'uovo, 40 g di farina 00, 60 g di farina fioretto, 150 ml di latte, paprika, 5 g di lievito secco di birra, olio di semi di arachide. Inizio la preparazione della ricetta. Allora, prima cosa da fare è sciogliere del lievito, parte del lievito, con del latte che va intiepidito. Ciotolina, circa metà. Quindi ho scaldato il latte, deve essere tiepido, caldo, non deve bollire. E vado a sciogliere il lievito. Questo lo facciamo riposare. Ora nel frattempo inizio a preparare la pastella. Quindi una boule, farina per polenta, quindi fioretto, le mischio per bene. Aggiungo la parte rimanente di lievito, un tuorlo d'uovo, latte, un pizzico di sale e paprika. E vado a inserire anche il latte e il lievito che avevo sciolto precedentemente. Questo sarebbe ideale da fare magari qualche ora prima e lasciata riposare almeno 3-4 ore in modo che il lievito agisca ancora di più. Nel frattempo che la nostra pastella si riposa, preparo le patate. Quindi sbuccio e micro dei bastoncini. A questo punto prendo una ciotola con dell'acqua, le vado a immergere per togliere l'amido in eccesso. Ovviamente più tempo le lasciate meglio è, e andrebbe cambiata continuamente l'acqua fin quando l'acqua non diventa trasparente. Quindi mi preparo la carta assorbente, ovviamente dobbiamo friggere, quindi non c'è da essere acqua. Tamponiamo. Iniziamo a friggere. Le patate sono belle dorate, quindi possiamo scolarle. A questo punto possiamo procedere con il merluzzo, quindi la pastella è pronta. Immergiamo il merluzzo e andiamo a friggere. Il fritto è bello dorato, quindi possiamo toglierlo. Cosa importante, parliamo di fritto, quindi salate soltanto al momento del servizio. Nel caso ne fate in abbondante perché avete una cena, potete prepararlo, tenete in forno sui 100-120 gradi in modo che sta caldo e non va a smollarsi, lo potete servire al momento. Fritto, quindi è pronto, sale e ancora un po' di paprika, anche sulle patate. Parliamo di street food, quindi pesce. Le nostre patate. Il piatto è pronto, birre ghiacciate, buona musica, buoni amici e buon appetito. Ci vediamo alla prossima.